Ma nel 2018 l'azienda ne sta dicendo tante, il suo capo della finanziaria che controlla tutto il gruppo ha dichiarato che non ci sarà neanche più Marchionne dal 2019, quindi chiaro che siamo in una fase di grandi cambiamenti. Mi pare che aver annunciato che la nuova Panda la faranno in Polonia senza dire qui quale nuovo modello ci sarà dovrebbe essere una cosa che preoccupa tutti, e continuo a notare che a diversità di quello che sta succedendo negli altri paesi, quando si muovono le aziende dell'auto negli altri paesi si muovono i governi sempre.